Prima di incominciare con questo secondo episodio di Ready to Race, vorrei ripercorrere insieme a voi il primo weekend di gara a Castelletto di Branduzzo, che ormai risale a 5 mesi fa. Quel weekend, a causa di forze maggiori, le gare sono state disputate entrambe alla domenica, su nostra richiesta, perché sennò mio papà non avrebbe potuto partecipare alla gara del sabato. Allora, per evitare di perdere punti, abbiamo chiesto a tutti i piloti del campionato se era possibile posticipare le due gare la domenica mattina. Grazie al buon senso di tutti, mio papà ha potuto partecipare alle gare non perdendo punti. Il weekend di gara inizia bene come al solito, solo che questa volta si inizia subito a fare sul serio con gara 1 nel primo turno sul circuito di Castelletto. Mio papà ovviamente è stato un po' penalizzato all'inizio, perché comunque non avendo potuto girare il sabato pomeriggio non è stato facile riprendere subito i riferimenti e il ritmo. L'unica fortuna è stata che per mio papà la pista di Castelletto di Branduzzo è una delle sue migliori e grazie a questo non è stato neanche troppo penalizzato, anche se chiude solo al sesto posto. Dopo alcuni consigli dati a mio papà sul circuito è tempo di gara 2, che si conclude con un settimo posto per mio papà. Sembra finita, ma se vi ricordate, però, come vi ho detto nel primo video di questa stagione, ci saranno anche gara 3 e gara 4. In pratica una gara nella gara, dove in gara 1 si disputa anche gara 3 e in gara 2 anche gara 4, considerando questa volta il secondo con il quarto best lap invece che solo il primo con il terzo, come accadeva lo scorso anno. Infatti dopo un inizio in salita per mio papà arriva un terzo e un primo posto rispettivamente in gara 3 e in gara 4. Questo gli fa fare un gran balzo in classifica, assicurandogli il terzo posto che bisognerà cercare di mantenere anche in questo weekend, anzi magari puntando anche a un secondo posto per poi ritrovarsi all'ultima gara di campionato a giocarsela al meglio. Dopo questo recap direi di cominciare con questo secondo episodio di Ready to Race 2024. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Negli episodi precedenti di Ready to Race. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi in un nuovo video e da come potete sentire dai rumori in sottofondo ci troviamo a Castelletto di Branduzzo per la penultima tappa del campionato Super Trophy RT Series 2024. In questo momento è quasi mezzogiorno e il primo turno sarà alle 2 di questo pomeriggio. Quindi mio papà avrà ancora un po' di tempo per prepararsi, in questo momento sta scaricando la moto. Siamo arrivati un po' tardino, siamo un po' di corsa. Allora ragazzi, se vi ricordate, perché ha visto l'ultimo episodio nella serie a Modena, si ricorderà che il pilota con la moto gialla, Andrea, ha avuto un piccolo problema. Fermarsi a bordo pista, se vi ricordate. Comincerà a fermarsi. Allora, dopo andremo a sentire un po' quello che è successo realmente. Allora Andrea, che cos'è successo l'ultima volta che ti abbiamo visto fermarti?
A Modena purtroppo qui dopo varie stagioni il motore ha detto basta, non ne poteva più e quindi si è rotta una fascia. Ecco, quindi cosa hai fatto? Hai sistemato? Niente, purtroppo mi sono fermato, le cose non sono più andate avanti in pista e dopo ho dovuto rismontare tutto, rialesare, mettere una maggiorazione di pistone e rifare il motore. Benissimo, dai, allora la moto adesso è pronta, si certo, può dar gas. Certo, diciamo. Beh, si può dar gas, diciamo che è ancora un po' in rodaggio perché abbiamo fatto solo 4 turni e quindi è ancora un po' in rodaggio, però penso che con un paio di turni ancora e dopo via di gas. Bene, dai. Allora, siamo qua con Mauro Botta, un altro concorrente della Super Trophy e sentiamo un po' le sue impressioni, visto anche l'ultima, diciamo, disavventura a Modena. L'ultima puntata che è andata un po' male. Sì, ho avuto un piccolo crash a Modena che mi è costato 4 costole e una scapola, però per fortuna c'era un bel po' di tempo fino a questa gara, quindi ho avuto tempo di riprendermi bene. È stato uno scontro con un'altra moto per un malinteso, ma fortunatamente insomma dai, diciamo che è andata bene. Beh dai, cose che capitano, cose che ogni capitano. Tanto in la pista. La moto l'abbiamo sistemata, adesso abbiamo un po' la tuta un po' consumata, vedremo di sistemarla per Varano. E niente, oggi è una bella giornata, fisicamente sono a posto, mentalmente sono un po' così, vediamo un po' come va appena entro in pista e c'è tutto in regola perché vada bene. Beh, direi intanto con calma e poi dai. Poi Alessandro pianino. Oggi ha detto che tiferà per me eccezionalmente e non per il Loris. Dove è successo un piccolo problema, però fortunatamente senza grosse conseguenze. La pista di Castelletto la conoscete tutti quanti. È facile soppassare da tutte le parti, ma è facile anche incastrarsi da tutte le parti. Il punto migliore, come al solito, è in fondo al rettilineo. Se uno è molto più veloce, si fa vedere prima della staccata, in modo che quello che viene soppassato sa che c'è quell'altro all'interno. Poi in tutte le altre curve sta a noi sentire che c'è dietro un altro pilota che magari è più veloce di noi. Lasciamolo passare, tanto non dobbiamo dimostrare nulla, ragazzi, dobbiamo solo divertirci. Tutto qui. Mi auguro che ci divertiamo anche questo weekend. Belle le giornate, belle cose, bella la compagnia. Vi voglio bene a tutti. Grazie Giuseppe.
ragazzi, il primo turno di prove libere è finito da qualche minuto. Tutto è andato abbastanza bene, mio papà ha girato abbastanza con calma. Tra poco inizierà la gara, che si terrà nel turno delle 3 di oggi pomeriggio. Thank you.
stava, no, era là che remava. Non l'ho visto. Ah, sul ferro. Bene, sono passato bene. Dopo che sono passato bene, allora Sergio, ti sei divertito? Assolutamente sì, mi è piaciuto di più questa seconda che non il primo. Sì. Anche perché forse questo serbatoio è un po' più leggero, non avevo più benzina. Vuol dire qua? Io faccio sempre così, oramai tengo il mio serbatoio con 3 litri, 4 litri dentro. E aggiungo, e uno, so che qua due, hanno 2 litri e mezzo a turno, mi aggiungo sempre. E guidi sempre con la stessa moto. Stesso peso? Con lo stesso peso, ti abitui bene alla tua moto proprio, certo, ad averla sempre con lo stesso setting. Io non ho fatto tanto, mi trovo bene così. Me ne accorgo anch'io che fa tanto. Dai, ci facciamo un altro bel turnettino. Siamo divertiti, abbiamo fatto... Grande, Sergio. Allora, com'è andata la gara, Loris? Il primo turno di riscaldamento è stato un po' stancante, quanto vabbè, eravamo fermi da un po' di tempo e giustamente insomma bisognava sgranchirsi un po', poi con il secondo turno della gara e devo dire che mi sono trovato bene, sono riuscito a girare, a fare 3-4 giri da solo, dietro c'era anche Sergio, abbiamo girato insieme. Devo dire che è stato molto divertente e poi spero di aver fatto un buon risultato. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questa giornata di prove libere, alla fine perché purtroppo
non abbiamo potuto fare la gara perché c'è stato un problema con i transponder, dove praticamente sono stati presi solo i giri migliori dei piloti e non tutti i vari giri, e quindi di conseguenza non si possono calcolare gli scarti, e quindi abbiamo fatto solo prove libere oggi. Però sentiamo un po' mio papà come si è sentito in sella oggi. No, dai, diciamo, avendo fatto qualche modifica sui rapporti, ci è voluto un pochettino per capire un po' la moto, come si comportava con le marce un po' più corte. Ovviamente era un po' più stancante, anche perché la moto spinge più in alto anche ai bassi, e insomma è da capire un po', ecco. Però no, tutto sommato mi sono trovato bene poi, soprattutto anche nell'ultimo turno, che non era gara, ho cominciato a capire un pochettino di più la moto. Bene, quindi siamo giunti alla fine di questa prima giornata e speriamo che domani vada ancora meglio, che il tempo tenga come oggi. E quindi ragazzi, dai, ci rivediamo direttamente domani mattina.